Questa giornata in pista si è svolta nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Toglievo la mascherina solo per mettere il casco, mangiare, bere e registrare questo video, assicurandomi sempre di essere a distanza di sicurezza dagli altri. Finalmente. Vi giuro, voi non potete capire. O meglio, sicuramente mi capite, perché se seguite questo canale è perché avete la mia stessa malattia. Non ne potevo più di stare in casa. Non ne potevo più di stare senza moto. Finalmente. Dopo 60 giorni di prigionia, sono di nuovo in pista! Naturalmente mascherina all day, la tolgo giusto per parlarvi. E oggi siamo qui con lei! L'era 3 che avete visto l'estate scorsa, che avevo usato per allenarmi. In questa pausa invernale l'ho data al buon Edo Mazzuoli, che col suo team l'ha presa, l'ha messa giù, l'ha rivoluzionata e adesso è una bomba! Edward! Allora, tanti di voi la moto se la ricordano perché l'hanno vista quest'estate nei video che ho girato d'allenamento. Però sono stati fatti tanti lavori, quindi partendo dalla moto stradale, qual era? Che cosa avete fatto per trasformarla in una moto racing? Con Brambo di BR Corse, che conosci bene, siamo partiti a fare la moto da zero e ricostruirla. Quindi abbiamo smontato anche il motore, tutta la componentistica, e abbiamo ricostruito la moto come costruiamo di solito le moto racing. Cioè, quindi dalla moto stradale che cosa avete tolto? Tutto quello che non serve, quindi ABS, tutto quello che è fari, frecce, parti dell'impianto elettrico inutili. Inutili per la pista naturalmente. Inutili per la pista, varie staffe, staffettine eccetera eccetera, le ventole del radiatore. E abbiamo ricostruito mettendo tutte le cose al proprio posto e utilizzando i componenti necessari, basilari, all'utilizzo in pista. Ad esempio l'R3 ha dei manubri che non sono fatti per l'utilizzo in pista, quindi abbiamo i manubri, abbiamo kill switch per spegnere il motore, tasto dell'accensione, disco freno Brembo che è fondamentale su questo tipo di moto, i paracarter perché quando si scivola è un attimo riempire la pista d'olio e interrompere la giornata. E comunque abbiamo cercato di alleggerire il più possibile la moto, ad esempio semplificando il telaietto anteriore visto che lo usi senza le carenature, tappo del serbatoio, il codone dedicato con una sella fatta su misura, basta. Dissipatori di calore fondamentali nelle giornate calde, poi magari aggiungeremo un radiatore aggiuntivo se ce ne sarà la necessità. E basta, adesso la proverai, ci dirai come sarà e poi faccio due giri io per vedere se dici cazzate. Notate come mancano le carene e non è che ce le siamo dimenticati a casa. Ho proprio voluto farla così naked con i tamponi qua e, essendo moto d'allenamento, quindi per i cartodromi, l'idea è che vai piano a bassa velocità e spesso appoggi il sedere per terra, quindi no carene, tamponi, così dobbiamo buttare via meno carene. Qui davanti, tra l'altro, abbiamo messo questa mascherina, molto figa, ci metterò poi le grafiche, il numero, insomma, cercherò di farla un po' più bella. E basta. Direi che ora c'è da rientrare dentro e provare a dare gas. Ditemi, da 1 a 10, quanto possa essere stupido? Quanto? 100 km, 100, 100. Ho portato due guanti sinistri. Perché? Perché sono così stupido nella vita? Aia. Mi devo far prestare i guanti da Edo. Riapriranno i parrucchieri prima o poi. Un lavoro di classe. Abbiamo... Oh, ok, l'ho fatto io. Gomma piuma, un panno e del fantastico nastro americano per tenere tutto. L'idea è quella di... Beh, io sull'R1 ho la carena che arriva tipo fin qua, no? E quindi mi fa stare molto indietro col sedere. Quindi mi ho provato a mettere questo per stare un po' più indietro. Non lo so, non è che stia andando proprio velocità fulmini di guerra, Non lo so, mi sento... un po' impacciato, come dire, arrugginito, sì, chiamiamolo così. Mi rendevo conto che sono un po' appollaiato sulla moto, quindi mi appendo un po' ai manubri, non faccio proprio le cose giuste giuste,
E boh. Abbiamo sprecaricato all'inverosimile davanti perché continuava a chiudersi. E va molto meglio così. Anche se Edo, che senza mascherina perché sta mangiando il gelato. Oh, lui dice che andava bene. Ma a te va bene tutto. Guidi anche i cancelli te. Vabbè, ancora due turni. Io sono il coach. Sei il coach. Quindi se io non capisco un cazzo è perché tu non capisci un cazzo. Certo. Ah, capito. Vi ricordo che chi vuole comprarla, Snapshot, il brand energy drink, link in descrizione, codice sconto Nasca Snap. Oh, è buona anche calda. Stamattina era fresca, ma dire di aver rotto anche la catena nella mia breve ma intensa carriera motociclistica. Boh. Tra poco vi spiego cosa è successo. È venuto giù Govaz, mi ha chiesto se voglio provare il suo 600. Proviamolo. Che mezzo. Allora, voi dovete sapere che Giugovac è uno dei piloti italiani più forti che abbia mai visto, oltre che più matti che abbia mai visto. E bella moto, bella. Infatti poi sono sceso e ho detto: oh, io non ci capisco niente di 600, però mi sembra che questa vada forte. Mi fa: sì, va forte. Bellissima. Al di là del fatto che avevo le ginocchia qua e i manubri qui, perché naturalmente non ha le mie misure, però mi sono trovato subito bene. Comunque, tornando a noi, maledetta catena. Purtroppo l'unica cosa che i ragazzi non hanno cambiato, che era già stata messa su prima da tempo, era questa catena, che è una 4.15. E io me ne intendo poco, non sono un meccanico, però dicono che su queste moto qui siano un po' fragiline come catene. E quindi cosa è successo? Esco dal tornantino prima, faccio per mettere la seconda, appena metto la seconda, boom, esplosa la catena. Che altro ha fatto qualche piccolo danno la catena qua attorcigliandosi, ha piegato un po' il forcellone, però spero non abbia mandato fuori asse la roba. Vabbè, comunque, nella sfiga ho provato una moto bella, finisce così la prima giornata in pista, anche oggi la ditta demolizioni fattura, ci vediamo sabato
E tra 2 giorni sarò in pista a Cremona con la moto da gara. Non vedo l'ora. Can't get to myself, can't get to myself, can't get to myself.